Nel video di oggi voglio provare a fare un po' di chiarezza sugli annunci fatti da AMD riguardo RDNA2, visto che ho notato un po' di confusione generale riguardo questo argomento. In molti continuano a sostenere che AMD non abbia annunciato il supporto al ray tracing in tempo reale, nonostante lo abbiano apertamente fatto durante la presentazione di RDNA2. Ma come mai succede questo? Come mai non basta dire le RX 6000 sono pronte per supportare il ray tracing, testuali parole, per comunicarlo? Se qualche pecca nella comunicazione effettivamente c'è stata da parte di AMD, stavolta penso che in realtà buona parte della colpa sia del marketing e della percezione della realtà che questo ci dà. Allora, da una parte c'è da dire che Nvidia effettivamente sia stata la prima a portare il ray tracing in tempo reale nell'ambito del gaming. Però dall'altro lato bisogna anche sottolineare come abbiano calcato molto, molto la mano dal punto di vista del marketing. Questo è normale, Nvidia è un'azienda, è un brand e come tale deve vendere i suoi prodotti al meglio delle proprie possibilità e quindi appunto non c'è niente di male. E insistendo brutalmente sul nome RTX ha infatti raggiunto il suo scopo, ovvero far credere che il ray tracing in tempo reale sia un'esclusiva del team verde e che addirittura lo abbiano inventato loro. Molta gente crede che il ray tracing sia un'invenzione di Nvidia. Ma in realtà il ray tracing non è di Nvidia. Il ray tracing è infatti una tecnica di calcolo che deriva dalle osservazioni del campo dell'ottica risalenti addirittura al XVI secolo. In campo informatico si usa da decenni sia per scopi scientifici che di rendering grafico e nel tempo è stato oggetto di studi e miglioramenti. Lo stesso nome ray tracing in realtà include diversi algoritmi, tra cui il path tracing, ma per semplicità all'interno di questo video continuerò a chiamarlo ray tracing. Una caratteristica comune degli algoritmi di ray tracing è la necessità di un'enorme potenza di calcolo. Per questo motivo anche ora, per realizzare scene usando solo la tecnologia del ray tracing è necessario molto tempo, andando a cozzare con il concetto stesso di interattività. Da molti anni si parla di Real Time Ray Tracing, RTRT, ovvero il rendering di queste scene in tempo reale. Le primissime demo del Real Time Ray Tracing sono degli anni 80, mentre in periodi più recenti a tale scopo si sono prodigate molte aziende come per esempio Imagination Technologies, Intel e la stessa Nvidia. Nel 2014 è stata mostrata una demo di un gioco su PS4 chiamata The Tomorrow Children, in cui è stata implementata una tecnica di ray tracing parziale. Se invece si volesse tornare un po' più indietro, ad un seminario per sviluppatori nel 2002 è stato dimostrato che addirittura la PlayStation 2 era in grado di eseguire un basilare ray tracing in tempo reale, utilizzando solo le sue unità vettoriali. Tuttavia, realizzare delle scene in questo modo è ancora terribilmente esoso in termini di requisiti hardware, ed è per questo che per ottenere buone performance si ricorre a dei trucchetti che in realtà non fanno del ray tracing reale. Se infatti nel ray tracing normale è necessario proiettare migliaia di raggi per ogni pixel per ottenere un risultato realistico, nelle implementazioni in tempo reale il numero è invece bassissimo, addirittura solo uno o due raggi per pixel. Una grande parte di questo lavoro è lasciata alle unità che si occupano della rimozione del rumore, che effettuano appunto un processo chiamato denoising. Le unità dedicate alla proiezione dei raggi sono infatti molto più brave a generarle rispetto a delle unità di calcolo generiche, ma nonostante ciò, il lavoro di denoising è assolutamente necessario. Tornando all'inizio, RTX è un esempio di cosa possa essere il risultato di soluzioni hardware e software che un'azienda, in questo caso Nvidia, propone con i suoi prodotti. Perché tutto questo pippone scientifico? Perché di ray tracing e denoising si è parlato nella stessa presentazione di AMD, oltre che nelle slide e nei documenti rilasciati poi per l'occasione. Quindi alla fine della fiera la stessa AMD ha chiarito che supporterà tutti i giochi in real-time ray tracing che si basano su API e che rappresentano quindi lo standard industriale come il DXR di Microsoft presente nelle DirectX 12 e il suo equivalente in Vulkan. E qui ovviamente potrebbe sorgere spontanea una domanda. Questo significa che ci saranno dei giochi in cui il ray tracing di AMD non funzionerà? Può essere. Può effettivamente essere. Ma il punto del discorso è che le API appena citate sono le stesse su cui si appoggia Nvidia per il suo RTX. Gli RT Core senza di esse sarebbero fondamentalmente silicio, semplice silicio. Considerato che le console hanno hardware sviluppato da AMD e che DirectX e Vulkan sono le API utilizzate per tutti i giochi in prossima uscita, è improbabile che il ray tracing in tempo reale venga limitato ad una sola delle due aziende.
Se ciò avvenisse in realtà sarebbe molto molto grave, perché significherebbe che un'azienda abbia esplicitamente pagato degli sviluppatori e abbia imposto a loro di bloccare tale feature sulle schede della competizione, che, come ripeto, si basano sulle stesse API. Il discorso potrebbe però essere diverso in ambito di software professionali, ma per questo video ci fermiamo ai giochi. Ok, ma quindi il DLSS allora? Mica ce l'ha quello AMD. E in realtà anche qui bisogna darci un attimino cauti, vi spiego perché. Già il nome di base DLSS è semplicemente un nome proprietario di Nvidia. Che si chiami DLSS o piantina da tavolo è la stessa cosa. Semplicemente indica il nome che Nvidia ha dato ad una sua tecnologia di upscaling. Questo significa che, da parte un po' di marketing e qualche brevetto, non è nulla di completamente esclusivo. Inoltre, per far funzionare il DLSS, è necessario che gli sviluppatori del gioco collaborino direttamente con Nvidia, visto che serve un processo di deep learning che non avviene sulla singola scheda video che abbiamo noi, ma su un super computer a disposizione di Nvidia. Dal canto di AMD attualmente non è stata annunciata una tecnologia simile di upscaling, però durante la presentazione nelle slide era presente una voce chiamata Super Resolution e in giro su internet si ipotizza che questa possa essere una tecnologia direttamente correlata al DLSS. Diciamo che in questo campo il punto di vantaggio di AMD è aver ottenuto probabilmente know-how e brevetti derivanti dalla collaborazione con Sony e Microsoft, che già utilizzavano comunque delle ottime tecnologie di upscaling sulle loro console. Vi ricordo comunque che la Xbox One X fa girare giochi 4K a 30 fps nativo su il corrispettivo di una 570, cosa che ovviamente su PC non è assolutamente possibile. C'è anche da dire che l'esistenza del RIS, il Radeon Image Sharpening, ha sottolineato come si possano avere più modi per arrivare a risultati simili per quanto riguarda performance e fedeltà delle immagini. Quindi personalmente non starei troppo a guardare i singoli nomi, ma al risultato finale, chi offre di più a parità di condizioni. Alcune indiscrezioni sulle potenzialità in ray tracing di RDNA2 sono già presenti. In un test integrato nel kit di sviluppo di XR, le capacità in ray tracing di Big Navi sembrano a metà tra quelle di Turing e quelle di Ampere, ma in questo caso non sembrano esserci accenni sul denoising, che come abbiamo detto è importantissimo per il risultato finale. In pratica per ora non si può dire nulla riguardo test reali in game, bisognerà aspettare le recensioni indipendenti per vedere se saremo delusi o piacevolmente sorpresi da RDNA2. Diciamo che la situazione era abbastanza controversa. Spero di avervi aiutato con questo video, fatemelo sapere giù nei commenti, noi ci vediamo in un prossimo video e voi siete stati su More Than Tech. Salamusa! Nel canale Telegram di More Than Tech trovi le migliori offerte hardware e tech per risparmiare fino al 50% sul tuo prossimo acquisto. Tutto quello che devi fare è andare giù in descrizione, cliccare sul link e godere delle migliori offerte di internet.